Buongiorno a tutti, ben arrivati al nostro 17° appuntamento con Fibro Live, un'iniziativa dell'AMRER in collaborazione con le Terme di Riolo. E la lezione che vi presento oggi è una lezione che esula un po' diversa dalle lezioni che abbiamo fatto fino a questo momento, ma io cerco tutte le volte di darvi degli stimoli nuovi, quindi oggi non vi farò assolutamente far fatica, ma vi aiuterò anzi a rilassarvi. Quindi potete prendere una lezione come quella di oggi come una lezione da utilizzare quando vi sentite particolarmente stanchi e non ve la sentite di fare una lezione di attività fisica, oppure proprio dopo l'attività fisica per rigenerarvi. Andiamo a mobilizzare un po' le nostre articolazioni, a stimolare la circolazione facendoci un automassaggio. Allora, le attrezzature che utilizziamo oggi sono attrezzature che in teoria avete a casa, quindi una sedia nel quale sedervi e stare comodi. Poi rimaniamo in calzini perché massaggeremo, partiremo proprio dai piedi per farci il massaggio e quindi un abbigliamento comodo come sempre, con i calzini, la sedia e se avete un paio di palline da tennis, non necessariamente da tennis, io nella pubblicità vi ho fatto vedere queste. Va benissimo, ve ne chiedo possibilmente due, se ne avete solo una non fa niente, se non ce l'avete facciamo il massaggio manuale a corpo libero, diciamo, poi ve lo procurate e proverete magari a farlo in un'altra occasione. Tanto i video come sempre rimangono registrati sia qui nella pagina dell'Avre che sul mio canale YouTube, quindi potete ripeterli quando meglio credete. Chi ha la palla di gomma piuma va benissimo, anche questa dimensione un po' più grande va bene. Per il massaggio al piede, diciamo che magari un pochino morbida, però ad esempio chi ha dei problemi, già dei dolori forti sotto la pianta del piede, quindi una pallina da tennis gli sembra un pochettino troppo forte, può usare una pallina da racchettoni oppure una pallina di gomma piuma. Bene, detto questo, allora iniziamo il nostro rilassamento. Allora, le raccomandazioni sono sempre di cercare di non sentire dolore, fare quello che riuscite, che vi sentite nei vostri limiti. L'altra cosa è di crearvi un ambiente, quando fate una lezione di questo genere, di creare un ambiente attorno a voi rilassante, quindi silenzioso, magari mettere una musica di sottofondo rilassante, io oggi l'ho fatto. E niente, la respirazione che è sempre importantissima, è alla base di tutto, soprattutto del rilassamento. Quindi cercheremo di avere sempre una respirazione regolare, profonda, cercando di usare bene il nostro diaframma, quindi quando inspireremo cercheremo di mettere l'aria fino a farla arrivare fino all'ombelico, quindi di gonfiare la pancia, di gonfiare il petto, dilatando bene la gabbia toracica, poi manderemo fuori l'aria, mantenendo sempre questo tipo di respirazione costante. Direi che iniziamo a rilassarci e partiamo proprio dal piede, che è una parte importantissima. Incrociamo una gamba sull'altra. Già se alcuni di voi in questa posizione si sentono scomodi, trovano un modo per riuscire a rimanere in questo modo senza avere particolari problemi e dolori, con una mano prendiamo la caviglia, con l'altra mano prendiamo sotto la pianta del piede, piano piano iniziamo a sciogliere la caviglia, disegnando dei bei cerchi. Facciamo tutto molto lentamente, respirando. Quindi prima andiamo a sbloccare l'articolazione, a stimolare la circolazione e a rilassarci. Facciamo dei cerchi anche dall'altro verso. Io assolutamente in nessun modo mi voglio sostituire al vostro fisioterapista di fiducia o riflessologo o tantomeno osteopata che sia. Io vi voglio solo dare qualche consiglio per riuscire a rilassarvi, a star bene anche a casa quando non potete fare diversamente. Allora, mantenendo sempre lo stesso piede, proviamo a tirare la punta delle dita, a spingerle e tirarle. Andiamo proprio a sciogliere bene, ad ammorbidire il piede. Tiro e spingo. È molto importante, il piede è fondamentale. Dopo massaggiamo prima questo piede e questa gamba, poi vi farò sentire le sensazioni che avrete anche subito con la gamba che avete rilassato e fatto lavorare, quella che invece non ha lavorato. Benissimo, poi possiamo con il pollice disegnare dei cerchi e massaggiarci tutto l'interno del piede. A partire dal tallone disegniamo dei cerchietti
e arriviamo fino al pollice. I bei cerchietti dal tallone e arriviamo fino al pollice. Cerchiamo di sciogliere bene. Respiriamo e facciamo tutto lentamente, facciamo ancora una volta. E poi col pugno chiuso, quindi andiamo a utilizzare le nocche e le passiamo sotto la pianta del piede, dalle dita fino al tallone, facendoci una sorta di massaggio. Dopo lo faremo anche con la pallina da tennis, è estremamente rilassante. Vi sentirete leggerissimi dopo averlo fatto. E poi sempre con le nocche, la mano rilassata, facciamo, picchiettiamo sempre sull'interno del piede, in modo anche qui da stimolare la circolazione. Perfetto. E benissimo, allora prendiamo la nostra pallina da tennis, la appoggiamo a terra, io parlo anche piano perché ci serve anche questa a rilassarci, sto guardando se riuscite a vedere bene il mio piede, sì. Allora facciamo lo stesso piede che abbiamo fatto lavorare adesso, lo facciamo scorrere la pallina dalla punta del piede fino al tallone. Io ve lo faccio fare a sedere, perché a sedere avete molto più equilibrio e controllo, quindi siete voi che decidete quanto peso imprimere sul piede. Dovete sentire che si massaggia, deve essere piacevole senza aver troppo dolore. Ovviamente ci saranno dei punti che fanno più male, quindi li andiamo a stimolare senza premere troppo. Andremo a toccare molti punti anche della riflessologia, in questo caso della riflessologia plantare, senza poi darvi delle nozioni particolari, perché non sono riflessologa, quindi io vi faccio semplicemente rilassare e cercare di sciogliere il piede. Ci soffermiamo sotto alla base delle dita e disegniamo dei cerchi. Spero che riusciate a vedere. Intanto scappa anche la pallina. Ovviamente se non riuscite a fare pressione sulla palla rimanendo a sedere, lo stesso esercizio lo potete fare anche in piedi, però rimanendo appoggiate a una sedia o una parete, in modo da sentire il peso sulla pallina ma non esagerare. Andiamo al centro del piede, sempre disegniamo dei cerchi pestando la pallina. E sempre disegnando dei cerchi, andiamo dal tallone fino alla punta. Facciamo rotolare bene la pallina a cerchio. Perfetto. Non ci soffermiamo molto su ogni esercizio perché ho tante cose da farvi vedere, arriviamo fino alla testa. Quindi lasciamo andare per un attimo la pallina, la riprendiamo dopo. Cerchiamo di sfruttare lo stimolo della circolazione che abbiamo fatto partire dal piede e ci pettiniamo arrivando su fino alla coscia. Su. Poi teniamo le mani ad anello e ancora, se riuscite a appoggiare il piede, avete un appoggio, un'altra sedia e volete tenere il piede alto, ovviamente la circolazione la riportiamo verso il cuore, più il piede è in alto, ovviamente più sale verso il cuore. Ci facciamo ancora due carezze. Facciamo finta di infilarci le calze più o meno in questo modo. Ebbene, poi adesso ci ascoltiamo un attimo. A sedere o in piedi, come preferite. Chiudiamo un attimo gli occhi, respiriamo e ascoltiamo un attimo la differenza. Non ci siamo soffermati molto su questa gamba, però un pochino di differenza e di leggerezza lo dovreste sentire. Se volete potete farlo anche in piedi. Inspiriamo ed espiriamo, ci rilassiamo un attimo. Bene, e poi ci prepariamo ad andare a lavorare sull'altra gamba. Quindi ripartendo dal piede, con una mano prendiamo la caviglia, l'altra mano sotto la pianta del piede, afferriamo le dita e piano piano disegniamo dei cerchi. Lento lento, mi raccomando, cercate una posizione comoda anche per l'anca, per il ginocchio, appoggiatevi come meglio credete. Se fate fatica a rimanere in questa posizione, fate i cerchi senza aiutarvi. Certo che l'aiuto delle mani è un aiuto importante, anche dall'altro verso. Non mi dimentico di respirare,
mi rilasso e lascio andare, sentite l'articolazione come si scioglie. E poi andiamo con le dita, le tiriamo verso l'interno e le spingiamo, le tiriamo e le spingiamo. Lo facciamo ancora due volte. E poi con il pollice andiamo a disegnare dei cerchi, partendo dal tallone, a cerchi arriviamo fino all'alluce, e ancora. Vedi, mi sono dimenticata per dire di dirvi che potete farlo anche quando lo fate senza calzini, potete mandare via lo stress e tirare un dito alla volta, è piacevolissimo. Se non vi faccio fare tutti i passaggi. Poi con le nocche della mano ci massaggiamo il piede, tutta la pianta, dalle dita fino al tallone, sentite come si va a stimolare, lo faremo ancora meglio con la pallina. E poi sempre con il pugno chiuso ma il polso morbido ci picchiettiamo il piede in modo da stimolare bene la circolazione. Attenzione, se vi fa male le mani magari questo lo evitate o lo fate con qualche cosa, con cucchiaio di legno. Perfetto, poi riprendiamo la nostra pallina e ripetiamo. Appoggiamo la pallina a terra e la facciamo rotolare bene dal tallone fino alla punta del piede. Inspiriamo ed espiriamo. Oggi con questo genere di lezione non mi riconoscerete in questa veste di relax, di solito vi faccio faticare, sudare, muovere, oggi facciamo un tipo di movimento diverso. Sempre per il solito discorso che mi piace accontentare tutti, nel senso a volte facciamo lezioni un pochino più toste, più dinamiche, a volte medie, a volte così molto soft, però ci stanno anche queste. Dopo voi valutate in base alla giornata. Intanto disegniamo dei cerchi, prima sotto le dita, in base alla giornata, come va, che tipo di lezione avete voglia di fare. Se riuscite a fare qualcosa tutti i giorni, la regolarità è la cosa migliore. Sempre cerchi sotto la pianta del piede, sentirete proprio in questa zona, a livello della zona plantare, un pochino di dolore ma piacere allo stesso tempo. Voi cercate di continuare a stimolarla senza premere troppo. Potete cambiare la pressione che mettete sulla pallina oppure potete cambiare anche tipo di pallina. Più è morbida ovviamente, meno dolore sentite. Ma man mano quelle contratture si sciolgono. Benissimo. Poi sfruttiamo come prima l'alleggerimento e la circolazione che abbiamo riattivato nel piede e come un pettine la portiamo su, dalla caviglia su fino all'inguine, come infilarci una calza. Se riuscite a farlo con la gamba un po' in alto ancora meglio, ci accarezziamo proprio, ci coccoliamo. Questo anche potete farlo con una leggera pressione, tipo pressoterapia, fai da te. Dalla caviglia andando su, dal polpaccio e arrivando fino alla coscia, sempre dal basso verso l'alto in modo da aiutare, stimolare la circolazione ad andare verso il cuore. Facciamo ancora un giro. Perfetto, e ci fermiamo di nuovo un attimo ad ascoltarci, ci rilassiamo e respiriamo profondamente, chiudiamo gli occhi e ci rilassiamo. Inspiriamo ed espiriamo. Ancora una volta, inspiriamo ed espiriamo. Benissimo, siamo arrivati alle gambe, dopodiché arriviamo alla zona lombare, che è sempre un punto dolente. Appoggiamo le nostre mani proprio all'altezza qua della zona lombare, sempre di lato alla colonna vertebrale, e iniziamo a massaggiarci facendo dei cerchi. Cerchiamo di tenere le spalle rilassate, anche il collo rilassato, e disegniamo dei cerchi. Respiriamo sempre regolarmente e profondamente, quindi inspiriamo ed espiriamo. E ci massaggiamo
dove sentiamo di averne bisogno. Cercate il punto che vi dà più sollievo e gli disegnate dei cerchi. Ovviamente farsi fare un massaggio, o terapista o estetista che sia, è tutta un'altra cosa, però anche da soli riusciamo a farci del bene. Dopo ci massaggeremo bene tutta la colonna vertebrale, vi insegnerò un segreto con le palline da tennis come fare, intanto risaliamo e arriviamo a un altro punto critico che è il trapezio, il tratto cervicale. A questa altezza qua poniamo le mani alla base del collo e iniziamo a massaggiarci in questo modo. So che è un punto critico ed è anche difficile da massaggiare, soprattutto per chi ha problemi di spalle, arrivare a massaggiarsi qua dietro non è proprio semplice, provate, fate quello che riuscite. E poi lo facciamo anche singolarmente, quindi con una mano cerchiamo di impastare il trapezio della parte opposta, quindi partiamo dalla base del collo ed impastiamo fino ad arrivare alla spalla. Anche questo è un punto dove siamo sempre contratti, dove accumuliamo tutte le tensioni. Cerchiamo un pochino di scioglierle automassaggiandoci. Se vi fa male fare così incrociato, lo potete fare con la stessa mano. Poi teniamo un attimo premuto, ma poco poco, leggero leggero, intanto allunghiamo il trapezio, quindi dalla parte opposta. Inspiriamo ed espiriamo, ci rilassiamo, sentiamo bene l'allungamento di tutto questo cordone. E ritorno e piano piano andiamo a farlo dall'altra parte, quindi partiamo sempre alla base del collo e facciamo una sorta di impastamento fino ad arrivare alla spalla. Cerchiamo di rilassarci più possibile, di respirare, di non sentire male alla spalla opposta, in quel caso lì lo fate, provate a farlo con la mano corrispondente. Inspiriamo ed espiriamo, sciogliamo bene. Ancora. E ancora una volta. Poi teniamo pinzato il trapezio e ci allunghiamo dal lato opposto. Allunghiamo bene il muscolo. Se volete potete anche scorrere con le dita dal collo verso la spalla, piano piano. Andiamo proprio a scaricare le tensioni, anche questo dopo lo faremo con la pallina da tennis appoggiati al muro. Bene, poi andiamo alle braccia, quindi proviamo a scaricare la tensione ripartendo dall'altro braccio, dalla spalla, ci massaggiamo dalla spalla, e dal trapezio, spalla e via. Cerco di mandare via tutto lo stress e di toglierlo dalle mani. E andiamo a fare la stessa cosa anche dall'altra parte. Partiamo magari dal trapezio, poi arriviamo alla spalla e poi scorriamo giù lungo tutto il braccio e via dalla mano. Potete farlo anche come facevamo prima per le gambe, facendo una leggera pressione, quindi pizzicando senza stringere troppo, quindi andando anche a stimolare la circolazione. Ci saranno dei punti in cui sentite più male o dei punti che vi farà piacere, nei quali premere, diciamo, e lo potete fare anche solo nell'avambraccio, arrivando fino al polso e mandando via dalla mano. Dopodiché siamo arrivati alle mani e faremo lo stesso trattamento. Se avete ancora la pallina, facciamo una mano alla volta, facciamo prima, sciogliamo il polso. Quindi facciamo delle belle circonduzioni da un verso e dall'altro verso. E poi ci possiamo andare a massaggiare il palmo della mano, come abbiamo fatto con il piede e con la pallina. Potete appoggiarlo in una superficie dura, che può essere la sedia, e disegnate dei bei cerchi facendo un pochino di pressione sulla pallina. Quanta pressione fare lo decidete voi, non dovete aver male, come solito, ma dovete sentire una sensazione di sollievo, di stimolo per la circolazione,
Benissimo, e andiamo a farlo anche con l'altra mano. Afferriamo la pallina, teniamo fermo il polso e muoviamo bene la mano. Sentite l'articolazione che fa degli strani rumori, degli scrosci articolari, anche dall'altro verso. Una volta anche sulle mani si può lavorare tanto, adesso vi faccio vedere qualche esercizio. Anche con questa andiamo ad appoggiare la pallina in una superficie dura e disegnare dei cerchi mantenendo la palla al centro della mano. Potreste farle anche tutte e due insieme, però così riuscite a far meno pressione, appoggiandola su una superficie dura o addirittura facendoci una leggera pressione sopra con l'altra mano, sentite molto più stimolo. Vi consiglio sempre di non esagerare, però anche vale la pena provare. Se prima non sentivate niente, provate a mettere una mano sull'altra e fare una leggera pressione. E cerchi. Proviamo anche con l'altra mano, una mano in appoggio sopra e cerchi. Spero che vi stiate rilassando, che state facendo anche voi gli esercizi, altrimenti li potete ripetere se non avete la pallina in un altro momento. Nella mano, vi dicevo, possiamo fare tante cose, sempre con il pollice possiamo continuare a stimolare l'interno della mano disegnando dei cerchi e poi andiamo a prendere un dito alla volta e mandiamo via lo stress. Poi di nuovo parto dal centro della mano, disegno dei cerchi, cambio dito e via. E poi sono al centro e poi sono all'indice. E vado anche al pollice, poi sempre un dito alla volta, lo giriamo come se ce lo volessimo svitare e lo giro, lo svito. Se riuscite a farlo in modo rilassato e passando le dita anche 2 o 3 volte, sentirete la leggerezza alle mani. Ancora, ripassiamo 2 volte per ogni mano. Voi potete farlo anche di più, finché non sentite il beneficio. Facciamo ancora uno e poi mandiamo via lo stress da tutta la mano. Via. E andiamo a farlo con l'altra mano. Partiamo dal massaggiarci il centro della mano con il pollice, disegnando i cerchi e mandiamo via lo stress dal mignolino. Poi di nuovo cerchi e via dall'anulare. E via dal medio. Via dall'indice e anche dall'altro pollice. Poi prendiamo un dito alla volta, facciamo finta di svitarli, ce li massaggiamo proprio, è piacevole anche questo. Lasciate la mano più rilassata possibile, più siete rilassati più sentite. Ancora uno, lo ripetiamo. Adesso vi faccio vedere le cose un po' velocemente, ma la velocità non va d'accordo con il relax, quindi voi fate tutto lentamente, quello che riuscite, prendetevi i vostri tempi e poi lasciamo andare, scrolliamo le mani. È sempre importante anche allungare, quindi possiamo fare anche l'esercizio che vi ho fatto vedere le altre volte del ragnetto, quindi spingo un dito contro l'altro, allargo bene le dita e poi le posso anche tirare verso di me, così sentiamo una sorta di allungamento di tutto il palmo della mano fino all'avambraccio. E la stessa cosa anche con l'altra, stendo bene, tiro le dita e poi posso provare a incrociare e spingere entrambe. E ritorno. E siamo arrivati al viso, vi faccio fare anche quello. Allora partiamo dal centro, soprattutto è importante quando avete, mi fa piacere dirvelo, sono cose che so, mi fa piacere condividerle con voi, soprattutto quando avete mal di testa. Andiamo in questo punto al centro fra gli occhi, infatti viene chiamato proprio terzo occhio, e disegniamo dei cerchietti. Lo facciamo in una posizione, io adesso sto qui per farmi vedere, ma voi state belle rilassate nella sedia, non incassate come vi dico sempre di non stare, cercate di stare in una posizione comoda ma corretta dal punto di vista posturale, disegnate dei cerchi.
vi manda via la pesantezza, mal di testa, piano piano, potete farlo anche per qualche minuto, io adesso ve lo faccio fare per poco tempo, poi passiamo all'attaccatura delle sopracciglia e facciamo la stessa cosa. Disegniamo dei cerchi all'altezza, per dire, delle tempie. Questo anche quando vi sentite la testa pesante, vi sentite stanche, gli occhi appesantiti, sempre il mal di testa, va benissimo, vi massaggiate le tempie, scaricate. E poi potete scendere e andare sotto i lobi delle orecchie, anche lì disegnare dei cerchi. Mi raccomando, sono delle zone molto particolari, quindi non premete, semplicemente vi massaggiate delicatamente. E partendo sempre di qua ci andiamo a stendere bene la fronte. Partiamo dal centro, apriamo bene, arrivando fino agli occhi. Ancora, sapete che fa bene anche per le rughe, quindi ogni tanto uniamo l'utile al dilettevole. L'ultimo. E l'ultima cosa bellissima è il massaggio al cuoio capelluto. Non so se l'abbiate mai provato, comunque adesso vi faccio vedere velocemente. Appoggiate le mani sul capo e disegnate i cerchi. La sensazione è anche la realtà. Quella che si muove proprio il cuoio capelluto, quindi di scollamento, si chiama proprio scollamento, il vero proprio scollamento è questo, muove le mani in questo senso, avanti e indietro. Anche questa zona qui è una zona dove si accumulano tante tensioni, dove di conseguenza c'è poca circolazione, quindi noi la andiamo a stimolare facendo questo tipo di scollamento. Benissimo, e torniamo alle nostre palline, ci andiamo a massaggiare tutta la colonna vertebrale. Allora, io vi avevo chiesto due palline, adesso non ridete, vi chiedo anche un calzino, io le ho già confezionate, guardate cosa si può creare con due palline e un calzino, infilate le vostre palline dentro un calzino, entrambe, chiudete il calzino e fate questo attrezzo bellissimo per massaggiarvi. Allora, adesso ci alziamo perché ci servirebbe anche una parete, intanto vi lascio il tempo se volete andarvelo a procurare. Io mi metto a favore di telecamera, sposto la sedia e allora partiamo con le nostre due palline a massaggiarci la zona lombare, quindi le andiamo a porre qui proprio sulla zona lombare, ci andiamo ad appoggiare alla parete. Piedi belli divaricati così siamo stabili e piegando leggermente le ginocchia ci massaggiamo piano piano la zona che spesso ci fa male. Non premiamo tanto, perché vi faccio fare questi esercizi in piedi e non sdraiati? Perché come per quanto riguarda il massaggio al piede decidete voi quanta pressione imprimere sulla zona lombare ma su tutta la colonna vertebrale in generale, cerchiamo sempre di non spingere. Ma in questo modo, vedete, la colonna vertebrale è al centro, quindi non c'è nessuna pressione. Le palline vanno a fare pressione proprio ai lati della colonna, quindi posizionate bene le palline e godetevi il massaggio. Poi ovviamente se non avete problemi alle ginocchia, non avete problemi ad andare giù, potete scendere un pochino di più. Se vi salgono le palline le fate sempre scendere, partire da questo punto qui all'incirca. Poi andremo a fare la stessa cosa sulla zona dorsale, quindi facciamo partire le palline un pochino più in alto, ci appoggiamo alla parete e facciamo lo stesso movimento, ci massaggiamo il tratto dorsale. Siamo ancora sotto alle scapole, dopo ci massaggiamo la parte più alta del tratto dorsale. Adesso siamo ancora tra il dorsale e il lombare. Poi arriviamo nel punto più piacevole dopo la zona lombare, che è all'altezza delle scapole. Quindi posizioniamo la pallina tra le scapole, ci appoggiamo bene al muro e massaggiamo. È una cosa bellissima. Ognuno di voi deciderà quanta pressione imprimere. Credo di avervi insegnato oggi una strategia per automassaggiarvi la schiena non indifferente, al di là anche del discorso dei piedi che sono importantissimi, le mani allo stesso tempo,
e la testa, il viso pure per quanto riguarda pesantezza e mal di testa. Mi piace condividere con voi le cose che so, che ho appreso in tutti questi anni. Benissimo, è molto piacevole anche come cuscinetto per la zona cervicale, ma anche quando andate a terra, ma anche qui, quindi possiamo porlo all'altezza del tratto cervicale, tanto non andiamo a fare nessun tipo di pressione sulla zona cervicale, stiamo semplicemente fermi con la schiena appoggiata al muro e ci può essere d'aiuto per fare gli esercizi di sblocco della cervicale, ad esempio il dire di no, quindi inspiriamo ed espiriamo regolarmente, e ancora meglio per il tratto cervicale lo potete fare rimanendo comodamente a sedere, mettendovi il vostro cuscinetto con le due palline dietro il tratto cervicale, ed è meraviglioso fare gli esercizi con il giusto spessore dietro. Inspiro ed espiro, inspiro ed espiro. La stessa cosa la possiamo far col dire di sì, quindi scendiamo col capo avanti, schiacciamo bene giù il mento e ritorno, e ancora. E ancora uno. Da questa posizione, sì, se fate fatica a rimanere in piedi e piegare le ginocchia, potete tentare anche di fare il massaggio intrascapolare. Però lo vedo molto più scomodo scivolare su e giù dalla sedia piuttosto che rimanere in piedi. Bene, anche oggi spero di esservi stata utile, di avervi dato delle dritte per riuscire a rilassarvi. Utilizzate questa lezione tutte le volte che vi sentite particolarmente affaticati, stanchi e avete bisogno di scaricare un po' di energie negative, dopodiché vi ricaricate con qualche lezione di attività fisica un pochino più dinamica. Bene, io vi saluto, vi ringrazio sempre di seguirmi, dei vostri commenti, di tutto quanto, e vi aspetto giovedì prossimo alle 17. Un bacio e un abbraccio a tutti, buona serata.